Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme un paio di pantaloncini per bambino. La taglia che realizzerò è una taglia 9 mesi, quindi tutte le misure di riferimento sono per un bambino di 9 mesi. Iniziamo con l'illustrare quali sono i materiali necessari per la sua realizzazione. Allora abbiamo un gomitolo e mezzo di filato nuvola di lana Mania, che è un 100% cotone e ha adesso vi dico 125 metri in 50 grammi. Il colore è il bianco. Poi ho utilizzato qualche grammo di colore nero di cotone Catania e qualche grammo di colore rosso di cotone Catania. Le caratteristiche di questo filato sono sempre un cotone 100%, sempre 125 metri in 50 grammi. Quindi, come vedete, sono assolutamente come dire, intercambiabili, perché appunto sono praticamente più o meno la stessa cosa. Allora, per quanto riguarda questi, appunto, come vi dicevo, me ne serviranno pochi grammi. Invece, la maggior parte del pantaloncino lo faremo di questo colore bianco. Allora, cos'altro ci serve? Ci serve, come al solito, un paio di forbicine e una coda lana e l'uncinetto del numero 3. Io sto utilizzando, come vedete, un uncinetto del numero 3. Inizio col fare la fascia del pantaloncino, che è una fascia realizzata con un punto basso in costa retro. Vedete? Il fatto di aver utilizzato un uncinetto piuttosto piccolo fa risaltare l'elasticità del punto. Quindi io realizzerò 100 giri a punto basso fatto in costa retro e adesso lo vedremo. Per l'avvio io ho avviato 11 catenelle, a partire dalla seconda ho lavorato come segue. Allora facciamo una catenella per girare e adesso nella prima maglia bassa, prendendo solo la costa posteriore, andiamo a realizzare una maglia bassa. Ancora una maglia bassa. Ancora. Maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa e maglia bassa, per un totale di 10 maglie basse per ogni giro. Adesso ve lo faccio rivedere. Allora, catenella, giro il lavoro e vado a lavorare nella prima maglia bassa, quindi nella prima solina pesco il filo con l'uncinetto e chiudo il punto. Costa posteriore, pesco il filo con l'uncinetto, getto sull'uncinetto e chiudo. Pesco, getto e chiudo. Pesco, getto e chiudo. E così per tutti i giri, vedete? Quindi lavorando in giri di andata e ritorno, chiaramente il motivo fa sì che la costa anteriore rimanga sul davanti, io lavoro soltanto nella costa posteriore e alternandosi queste cose fanno questi questi questo lavoro alternandosi questo lavoro fa diciamo dà l'illusione di realizzare la maglia a coste con i ferri, avete presente? Devo andare avanti per 100 giri. Adesso vi dico anche a quanti centimetri corrispondono. Adesso vediamo quanti ne ho fatti. Contiamoli insieme. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95. Devo fare 5 giri. Allora, adesso finisco i 5 giri e ci vediamo alla fine. Ed ecco qua, io ho finito i 100 giri e adesso prendo l'estremità che ho appena lavorato e l'estremità, diciamo, dell'inizio e cerco di unirle insieme. Come? Entro, allora ho fatto una catenella, entro nella prima asola del giro d'inizio. Vedrete che poi sarà più semplice, la prima è un po' sempre complicata. E faccio una maglia bassissima. Adesso prendo sempre la costa retro del pezzo che ho appena lavorato
e prendo la solina dell'inizio. Entro nella posta retro, prendo la solina e chiudo. Entro nella posta retro, prendo la solina e chiudo. Faccio questo per tutte e 10 le maglie. Questo con questo e chiudiamo tutto per bene. Vedete, e così ho chiuso la fascia. A questo punto faccio una catenella, lascio questa costa di unione all'interno e vado a lavorare sulla parte esterna. Così faccio una e due catenelle, scusate, una catenella ed entro nel primo punto. Vedete dove ci sono i buchini? Dovete fare scusate, mi sono perso un attimo. Dovete fare una mezza maglia alta per ogni maglia del giro sottostante. Diciamo per ogni buchino del giro sottostante, vedete? Io ho i buchini. Allora, qua ne ho uno, qua ne ho uno, qua ne ho uno, eccolo qua. Faccio una mezza maglia bassa, qua ne ho uno, faccio una mezza maglia bassa, qua ne ho uno e faccio una mezza maglia bassa. Devo contare le mezze maglie basse. Abbiamo detto che ho fatto 100 giri, quindi 100 giri, la metà sono 50 mezze maglie basse. Al 50° punto, anziché fare una mezza maglia bassa nel punto, ne dovrò fare 3. E poi alla 100ª ne dovrò fare altrettanto 3. Questi sono gli unici due aumenti che facciamo durante il corso della lavorazione di questo pantaloncino, però ci dobbiamo ricordare, se non volete contare. E diciamo che io lo faccio perché sono abbastanza abituata. Se non volete contare, mettete un marcapunti. Io adesso lavoro fino al 50° punto e poi ci rivediamo per vedere come si fa l'aumento. Ecco, poco fa mi sono dimenticata di dirvi quanto misura questa fascia. Questa fascia misura 44 centimetri. Adesso l'ho misurata, guardate, sono 22 per 2 fa 44 centimetri. Sono 44 centimetri. Diciamo che la larghezza, la circonferenza del pancino di un bambino di 9 mesi è 49 centimetri, però questa fascia è elastica, quindi se la facciamo poi troppo larga il pantaloncino non tiene, anche se poi metteremo la cinturetta. Allora, sono arrivata al 50° punto. Nello stesso punto vado a lavorare altre due mezze maglie basse, mezze maglie alte, scusate, io sto vizio, ma l'ho fatto in altri tutorial anche, che dico mezze maglie basse, ma in realtà si tratta di mezze maglie alte. Allora, adesso proseguo facendo una mezza maglia alta per ogni giro della fascia, quindi attenzione, dobbiamo contarle ed essere sicuri che sono in numero pari. Poi ci servirà quando faremo le gambine. Quindi adesso vado avanti e ci vediamo alla fine del giro. Vedete? Sono arrivata al 50° punto, nel 50° punto ho fatto 3 mezze maglie alte. Adesso dobbiamo andare a prendere la mezza maglia alta che abbiamo fatto all'inizio e facciamo una maglia bassissima. Adesso facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una mezza maglia bassa. Questo ci consentirà di avere una chiusura meno visibile. Adesso facciamo una mezza maglia bassa per ogni mezza maglia bassa del giro sottostante. Aspettate che l'ho preso male stavolta. Vedete? Questo è l'effetto. Adesso lavoriamo su tutte e due le asoline. Allora,
Facciamo questo lavoro qua per 7 giri, quindi lavoriamo a mezza maglia alta per 7 giri, dopodiché ci fermiamo e dobbiamo cambiare colore. Ci vediamo quando avrò finito. Finiti i 7 giri di mezza maglia alta, adesso siamo pronti per iniziare a lavorare il nostro motivo centrale, che è composto da righe sostanzialmente. Inizieremo con il colore nero. Iniziando da dove abbiamo finito, facciamo con il filato nero un cappietto sull'uncinetto, in questo modo. Dopodiché andiamo a lavorare esattamente sulla giuntura. Qua c'è la giuntura, lavoriamo una maglia bassa. Non agganciamo la codina perché poi la lavoreremo dopo, la nasconderemo dopo. E lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia alta o su ogni mezza maglia alta del giro sottostante e lo ripetiamo per 2 volte. Vedete, nel frattempo io sto nascondendo la codina bianca, quindi a un certo punto, che potrebbe essere anche adesso perché abbiamo lavorato diversi punti, io la taglierò e sarà perfettamente inglobata. Lavorerò punto su punto su tutte le mezze maglie alte del giro sottostante e poi farò ancora un giro di punto basso. Quindi direi che a questo punto io proseguo facendo la mia riga di punto basso, ma ci rivediamo alla fine del giro, così vi faccio vedere anche come inglobiamo la codina del nero. Ci vediamo dopo. Come vi dicevo, sono arrivata alla fine del giro e adesso devo inglobare la codina. Vedete, la codina parte da sinistra e va verso destra. Io la spingo con la mano in modo da prenderla con gli ultimi punti del giro, in questo modo qua. Così. Adesso mi ricongiungo alla maglia di avvio, tiro la codina in modo da avvicinare i punti e sono pronta per iniziare il giro successivo. E faccio punto su punto le mie maglie. Ah, ecco, una cosa che volevo dirvi, io vi avevo detto che sono 106 le maglie, in realtà sono 104 per il semplice fatto che è 50-50, però nel 50° punto ne abbiamo aggiunti soltanto due, quindi uno lo dovevamo fare, quindi complessivamente si tratta di 104 maglie e non 106, ricordiamocelo. Ci vediamo alla fine del giro. Terminato il nero, siamo pronti a ripartire con il bianco. Con il bianco dobbiamo ripartire sempre da dove ci siamo fermati. Facciamo una maglia bassa e una mezza maglia alta, scusa, mezza maglia alta, non maglia alta, mezza maglia alta, nello stesso punto, così, con il bianco. E adesso facciamo tutto un giro di mezze maglie alte con il bianco. Vedete, nel frattempo io comunque sto nascondendo la codina nera, mentre la codina bianca l'ho lasciata libera in modo poi da inglobarla quando faremo gli ultimi punti, così come abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi direi che a questo punto niente di nuovo sotto il sole, proseguo con la mia riga bianca e vi anticipo già che la prossima riga sarà rossa, quindi anche là non ci sarà niente di complicato. Vi faccio vedere soltanto l'inizio del giro con il rosso e poi proseguirò. In maniera speculare, dopo che avremo finito la parte rossa, dovremo fare ancora la parte bianca con il giro di mezza maglia alta e la parte nera con i 2 giri di maglie basse. Quindi ci rivediamo all'inizio del colore rosso. A dopo. Fatto il giro di bianco e di nero, non ci resta che procedere con il rosso. Con il rosso vi anticipo già che faremo 3 giri. Quindi iniziamo sempre da dove abbiamo finito, con una maglia bassa. Dopodiché cappietto sull'uncinetto e maglia bassa. Rientriamo, facciamo una mezza maglia alta nello stesso punto. E dopodiché proseguiamo con una
una mezza maglia alta per ogni mezza maglia alta del giro sottostante. Ogni tanto contate i punti per vedere che siano rimasti 104 o comunque in numero pari, perché vi ho detto che è necessario che siano in numero pari quando faremo le gambine. Chiaramente, quando faremo l'apertura delle gambine, dovremo avere lo stesso numero di punti per una gambina e per l'altra, quindi vi conviene ogni tanto buttarci un occhio e contarli. Questo qua lo tiriamo fuori qua e così proseguo per tre giri, come vi dicevo. Tre giri di rosso, poi proseguirò con un giro di bianco, poi proseguirò ancora con due giri di maglia bassa nera e poi finirò con sette giri di mezze maglie alte bianche. Così come ho fatto all'inizio, quindi stessissimo procedimento. In maniera speculare io procedo, quindi dopo il rosso procedo con una riga di bianco, con due righe di nero maglia bassa e sette righe di mezza maglia alta bianca, e dopodiché ci rivedremo per fare le gambine, quindi per fare la separazione tra le due gambine. Quindi io procedo e ci vediamo dopo. Vedrete che bell'effetto che fa una volta che avrò completato questo motivo. Ci vediamo dopo. Ecco qua, sono arrivata alla fine della seconda riga di bianco. Adesso ho iniziato la riga di rosso. Allora, non entrerò nel dettaglio di come si fa la riga di rosso. Vi faccio piuttosto vedere qual è il risultato finale, che è questo qua, vedete? Quindi io ho fatto una riga di rosso e una riga di sempre tutto a mezza maglia alta, una riga di rosso e una riga di bianco, e dopodiché il mio pantaloncino è finito. Volendo possiamo rifinire anche con un altro giro di punto basso, però questo dipende da noi. Invece piuttosto mi volevo, intanto vabbè, vi faccio vedere un pochino, ho avviato la gambina con il rosso. Vi dico già che per ogni gambina, dopo le diminuzioni, io sono arrivata a 80 ma ah, scusate, a 43 maglie. Dove mi è uscito l'80? Non lo so, però vabbè. Sono arrivata a 43 maglie, quindi ho fatto 43 maglie in una gambina e 43 maglie nell'altra gambina. Vi dico, questa cosa è particolarmente importante perché dovete rispettare il numero di maglie per ciascuna gambina. Allora, adesso invece vi faccio vedere come ho fatto per fare il cordino. Questo è più importante. Intanto vi faccio vedere anche, guardate, vedete come è bello l'effetto del cavallo, bello pulito e preciso. Allora, vi faccio vedere come ho fatto il cordino. Il cordino è una catenella di circa 75 centimetri. Per me ci sono volute 180 maglie. Allora, adesso l'ho infilata in un ago con la curva piuttosto grossa e semplicemente mi posiziono sul centro del pantaloncino, così. Vedete, aspettate che tolgo l'uncinetto, e dove ho fatto i punti iniziali vedrete che ogni due punti c'è uno spazio, quindi io lo faccio semplicemente passare negli spazi che ci sono ogni due giri. Vedete, ogni due giri c'è uno spazio, lo infilo dentro e fuori, dentro e fuori, uno dentro e uno fuori, così per tutta la circonferenza del pantaloncino. Vedrete che è semplicissimo perché appunto i buchi sono talmente evidenti che non si fa neanche fatica a individuarli. Vedete che bello l'effetto? Ecco, vedete qua ho sbagliato. Uno, due. Ecco qua. 1, 2, ecco qua. Adesso lo faccio uscire un pochino. 1, 2, entro qui, entro ed esco. Semplicissimo, vedete, niente di difficile. E questa è un'ulteriore rifinitura del pantaloncino che lo fa diventare veramente bello. L'accostamento di questi colori secondo me è molto bello, ovviamente oltre a ricordare appunto la nota marca di
moto italiane. Entro ed esco. E ci sono, vedete? Sono arrivata alla fine. Adesso cosa faccio per rifinire il cordino? Vabbè, intanto poi lo tiro e lo sistemo. Faccio scorrere per bene in modo da pareggiare i due capi. Poi prendo l'estremità, adesso qua è un po' più corto, facciamo allungare un pochino così, ok, e ci siamo. Prendo l'estremità e faccio un nodino semplicissimo, così. Taglio lasciando una puntina che fuoriesce. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Qua è venuto un po' distante, adesso lo facciamo più vicino. Qua. Tagliamo il pezzettino e dopodiché facciamo il fiocchettino. Non mi piace, facciamolo per bene. Ecco qua. Adesso ci siamo. Ecco, e così il pantaloncino è finito. Adesso io finisco di fare la gambina e dopodiché vi faccio vedere il pantaloncino completamente finito e passiamo ai saluti. Il pantaloncino è finito, adesso non mi resta che rientrare i fili. Adesso vi faccio vedere una cosa, l'ho fatto diciamo principalmente per voi. Ho voluto provare a fare una gambina con la mezza maglia alta rifinita e una gambina con la maglia bassa. Adesso lascio a voi la scelta di quale finitura preferite. Io sono sincera, dopo aver fatto quella con la maglia bassa, quella con la mezza maglia alta mi piace meno, quindi penso che lo rifarò e lo rifarò a maglia bassa. Comunque il pantaloncino adesso è terminato, come vedete l'effetto è bellissimo, è un pantaloncino per una taglia 9 mesi, vi ripeto. Allora, la parte superiore sono circa 22 centimetri, però vedete che si allarga e arriva anche a 20, oltre i 50 centimetri, cioè quindi oltre i 25 centimetri, e mentre la parte dei fianchi sono 10, 15, 20, 24, 48, cioè 49 centimetri. Quindi anche qui diciamo vedete che insomma è una taglia adatta a un 9 mesi. Voi quando fate il pantaloncino, mi raccomando, prendete le misure. La cinturetta deve essere un po' più piccolina proprio perché è un punto elastico e quindi poi si deve naturalmente allargare per poi adattarsi alla vita. La cinturetta, qualora dovesse essere un po' grandino, lo aiuta a tenerlo, oltre ad essere un elemento decorativo, lo aiuta a tenerlo su. Allora, io ho finito questo progetto, spero che vi sia piaciuto. Se volete fare il cappellino che avete visto in giro nelle foto che io ho abbinato a questo pantaloncino, andate a cercare il Bucket Hat. È un tutorial che ho fatto qualche settimana fa, basta modificare i colori e diciamo, il principio di realizzazione è proprio quello. Quindi cercatelo sul canale e vi metterò anche i riferimenti nell'info box. E per qualsiasi altra cosa, eventualmente se ci dovesse essere qualche passaggio poco chiaro o cose di questo genere, vi invito a contattarmi lasciando un messaggio qui oppure contattandomi su Facebook. Sono presente anche su Instagram e trovate tutti i riferimenti proprio ancora nell'info box, così come tutti i materiali necessari oltre ad averli visti all'inizio del video. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare la campanella in modo che abbiate la notifica di quando vengono pubblicati i nuovi video. E se vi è piaciuto il video, lasciatemi un bel pollice in su. Io vi auguro buon lavoro e buon divertimento come di consueto, vi do appuntamento al prossimo tutorial e vi ringrazio per avermi seguita fin qua.
Un abbraccio a tutte.